Allora, sono anni che abbiamo evidenziato più volte e ottenuto delle risposte dalla pubblica amministrazione regionale, non certo comunale, in merito all'assenza di disciplina urbanistica che vige purtroppo sulle nostre aree, sui nostri suoli, che ci procura dei danni, ad esempio in compravendita il notaio non può vendere la nostra proprietà perché noi non abbiamo disciplina urbanistica. Da qui la necessità di chiedere continuamente alla politica, nonché alle istituzioni tutte, ecco, quanti anni? La possibilità, dopo il quantum lo vedremo dopo, le dico che ne sono tantissime, infatti il comitato che è nato costa già di innumerevoli adesioni. Però ritorniamo al discorso, le risposte che abbiamo avuto dalla pubblica amministrazione sono state quelle della regione Puglia, la quale ha diffidato il comune di Lucera a ottemperare a questa problematica con uno strumento che si chiama variante generale al PRG, i cui requisiti sono riapposizione dei vincoli se vi è il caso, ricorrono i requisiti con ampia valutazione, e questo non è stato compreso nell'atto che è stato appena votato da questo consiglio, con consapevolezza dei consiglieri comunali che hanno votato favorevolmente. E a questo punto ringrazio anche chi ha votato sfavorevolmente di aver denunciato pubblicamente in aula la non idoneità dell'atto e quindi l'avversità alla Regione Puglia che questa sala consiliare oggi ha tenuto nei riguardi della Regione Puglia, perché la Regione ha detto fai pane e pomodoro e loro hanno fatto pane e Nutella. Chissà per quale motivo, questo lo andremo a vedere dopo. In più, un altro requisito che manca e che non ossequia lo strumento imposto dalla Regione, alla presenza anche della segretaria comunale, la dottoressa Franchini, e alla presenza di tutto l'organo consigliare, non si rinviene traccia della indennità espropriativa oppure della cubatura perequativa in luogo della stessa, cioè ci vogliono i soldi nel momento in cui si riappongono dei suoli, altrimenti si fa tradire il dettame della sentenza della Corte Costituzionale, la 179 dal 1999. Quindi il vincolo risulta non a posto, tra le altre cose. Siamo punte da capo, non hanno temperato, la Regione invierà il commissario ad acta. Adesso, alla luce di questo pronunciamento del Consiglio, sì, quali sono i passi che farete voi? Ma i passi noi li abbiamo già fatti prima del voto consigliare, perché dalla delibera che dava atto di indirizzo e responsabilizzava il Consiglio, che ne risponderà in proprio di quest'atto, perché quest'atto è consigliare, è evidente che abbiamo già individuato lo strumento preposto quale inidoneo, perché la Regione Puglia non ha indicato affatto questo strumento e ce ne accorgiamo dei requisiti che mancano dello strumento stesso, soprattutto quelli perequativi o di corresponsione indennità espropriativa. Ci vogliono i soldi, se non avete i soldi non potete vincolare e riapporre vincoli, non potete ritipizzare. Se andate a normativizzare un vincolo lo fate sul vuoto, perché la Regione vi ha ordinato pane e cipolla e voi continuate a fare pane e pomodoro. Questa è la morale della FA. Quindi quello che hanno fatto oggi corrisponde al nulla. Grazie. Prego.